Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Uncinetto in un Click. Oggi nel video tutorial voglio condividere con voi le indicazioni per creare questi bellissimi pantaloni indossati dalla nostra Barbie, che, come probabilmente avrete intuito, sono la versione in lungo degli shorts granny che abbiamo realizzato insieme nel tutorial precedente creando quattro mattonelle, due sul davanti e sul dietro e rifinendo in vita con questi laccetti. Allora, in questo caso le gambe sono state allungate fino a quasi alla caviglia dove il pantalone termina con un giro di piastrelline granny. E vanno a riprendere quelle inserite anche nel top anche questo un modellino granny che abbiamo creato insieme in un tutorial precedente un completo questo raffinato e originale da copiare assolutamente subito quindi vi lascio alle indicazioni del tutorial vi auguro buona visione e buon lavoro come già vi anticipavo oggi realizzerò con voi un pantalone lungo granny eh, a partire dagli shorts granny che abbiamo realizzato insieme nel tutorial precedente in pratica il eh, progetto di oggi è una prosecuzione del progetto del tutorial precedente quindi per la descrizione dell'occorrente vi rimando a quel tutorial e qui con voi eh, riassumo eh, però eh, i vari passaggi, gli step necessari per fare eh, gli shorts prima del pantalone lungo in maniera tale da darvi un'idea complessiva del piano di lavoro dell'intero progetto. Gli shorts si realizzano in quattro step. Nel primo step si vanno a eh, realizzare una per una le quattro piastrelle eh, seguendo lo schema che vedete anche nell'immagine sovraimpressione e dopo averle realizzate singolarmente si vanno ad unire a cerchio. Nello step 2 si va a fare sopra il cerchio il punto vita e si aggiunge anche il cordino per stringere la vita. Nello step 3 si vanno a fare le eh, gambe del pantaloncino. Infine, nello step 4 si va a rifinire il cavallo. Tutti questi passaggi li trovate nel tutorial eh, che trovate al link che passa adesso in sovraimpressione. Quindi eh, andate per prima cosa a realizzare il pantaloncino e poi eh, ci troviamo qui per proseguire con altri due step. Quindi lo step 5 nel quale andiamo. Ad allungare le gambe del pantaloncino eh, della lunghezza desiderata. Infine lo step 6 nel quale allora per prima cosa andiamo a realizzare 5 mattonelle granny che poi uniamo eh, in fila e infine a cerchio. Questo cerchio lo andremo ad attaccare eh, alla gamba del pantalone per fare l'orlo granny del nostro pantalone lungo. Allora, come state vedendo, io tutti quanti gli step li ho già eseguiti per fare la gamba sinistra del pantalone, adesso li replicherò con voi per fare anche la gamba destra. Allora, vi dico subito innanzitutto che l'intera gamba è fatta eh, in 31 giri. Quindi io ho eseguito un totale di 31 giri eh, da qui, che è il punto da cui, cui finisce la piastrella, a qui, che è il punto in cui viene attaccato l'orlo del pantalone, che sono le altre piastrelline. Allora. Attenzione perché i primi 1, 2 e 3 giri, che potete vedere bene anche qui, eh, con la gamba del pantaloncino, appunto noi li facciamo eh, eseguendo il pantaloncino. Quindi, per terminare la gamba, adesso dobbiamo andare ad aggiungere altri 28 giri. E farli sarà molto semplice perché noi dobbiamo andare a eh, fare né più né meno la stessa lavorazione che abbiamo fatto nei primi tre giri ripetendola per i prossimi 28 allora intanto andiamo a posizionarci vedete sul uno dei punti che precede lo spazio ecco per esempio questo sono tutti gli spazi in cui noi dobbiamo andare a eh, lavorare in pratica in ogni giro noi nello spazio del giro precedente dobbiamo andare a lavorare una tripletta di mezze maglie alte eh, eccetto negli spazi come questo che seguono due maglie eh, mezze maglie alte come in questo caso ecco dove dobbiamo andare a lavorare due mezze maglie alte e di spazi come questi ne troverete un totale di eh, 4 mh? sul lavoro allora il primo è questo allora qui 3 qui 3 qui 3 ecco vedete qui ci sono gli altri due spazi quindi qui e qui andremo a lavorare due mezze maglie alte infine un'altra coppia di mezze maglie alte qui e andremo a metterla in questo spazio nel giro successivo allora inizio con voi il giro caricato il mio filo prendo un punto tiro su di due catenelle che sostituiscono la prima mezza maglia alta della tripletta. Allora, qui, visto che sono in uno spazio preceduto da tre mezze maglie alte, ne vado a fare altre due per un totale di tre in questo modo. Separo con una catenella libera e vado nello spazio successivo anche qui, siccome questo spazio è preceduto da tre mezze maglie alte. Vado a farne ancora altre tre, e poi separo di una catenella libera nello spazio successivo, visto che è preceduto da due, ne vado a fare due. Okay. Vado avanti così, secondo questa logica, fino alla fine del giro. In questo modo, sono arrivata al termine. Quindi, come si chiude? Catenella libera per lasciare uno spazio sopra qui. Si rientra nella seconda delle due catenelle iniziali. E si chiude a cerchio con maglia bassissima per iniziare di nuovo il lavoro allora io non chiudo il lavoro non taglio il filo cosa che si potrebbe anche fare ma per praticità mi porto sul nuovo punto d'inizio con delle maglie bassissime per esempio in questo modo ecco. Potete, ecco io, in genere, come punto d'inizio, scusate, tengo sempre come ho fatto nel giro precedente il punto che precede il primo spazio su cui devo andare a lavorare. Allora, su questo punto qui vado a fare. Le due catenelle per tirare sul lavoro, e nello spazio completo con due mezze maglie alte. Poi vado avanti secondo la procedura che vi mostravo prima. Quindi ripeto: qui vado a fare 3 maglie, e poi vedete nello spazio successivo, visto che ne ho due, ne vado a fare due, e così via. allora io ho fatto il primo dei miei 28 giri e ho iniziato anche il secondo. Vado avanti fino a quando avrò fatto tutti e 28 i giri per arrivare ad allungare anche la gamba di destra, come quella di sinistra del pantalone. Ci ritroviamo a quel punto del lavoro. Ho completato la gamba in un numero complessivo di 31 giri. Ripeto ancora una volta: ho chiuso il lavoro e ho lasciato una coda abbastanza lunga che mi servirà nell'ultimo step del nostro progetto che per continuità con gli shorts abbiamo eh, numerato come sesto step allora ci servirà in quello step per andare ad unire eh, ago e filo l'orlo al pantalone allora l'orlo come vedete qui e come già vi dicevo è fatto con 5 mattonelle grenni allora io le ho già preparate in anticipo sono eh, le stesse con gli stessi colori e la stessa disposizione di queste qui eh, le ho preparate in anticipo anche perché la procedura per farle eh, è mh, semplice ed è già chiara dalla preparazione degli shorts allora prima di tutto eh, dobbiamo andare a preparare le 5 mattonelle singolarmente e per fare questo, non dobbiamo far altro che eh, eseguire per ciascuna mattonella i primi due giri dello stesso schema che avete tenuto presente, che vi ho illustrato quando avete fatto le mattonelle di quattro giri eh, degli shorts. Allora, per decidere i colori di queste cinque mattonelle, io sono andata a prendere i colori di quelle utilizzate per creare il top granny che ho appunto intenzione di coordinare con questo pantalone qui. Ecco, vedete, in maniera tale da fare questo graziosissimo e raffinato completino. Allora, per completare le indicazioni su come creare questa fascetta, dopo aver fatto le 5 mattonelle singole andate a cucirle eh, in una striscia unica, esattamente come si faceva per il pantaloncino, e poi chiudete in cerchio. A questo punto siamo pronti per andare ad attaccare la eh, striscia al pantaloncino. Pantalone. Allora, come vedrete, la, questa striscia potrebbe eh, non corrispondere perfettamente alla circonferenza della gamba del pantalone. Quindi, per prima cosa, vi consiglio di fare un'imbastitura per fissare. Questa striscia sulla gamba del pantalone sul dritto. La cucitura vera e propria andremo poi a farla sul rovescio. Allora, per fare l'imbastitura, vi consiglio di utilizzare un filo di contrasto deve fare contrasto con la base della gamba in maniera tale da poterlo andare a scucire con facilità successivamente. Prima di fare l'imbastitura io cerco di eh, vedere come voglio andare a posizionare la mia fascia sotto il pantalone e poi comincio la mia imbastitura. Allora per l'imbastitura io vi consiglierei, allora, vedete che qui abbiamo due file di catenelle su ciascuna delle parti fondo del pantalone e la nostra fascia allora per l'imbastitura andate a prendere quella la striscia più esterna di entrambe no perché poi quella più interna la lasceremo per la cucitura vera e propria che avverrà sul rovescio del pantalone allora Adesso cerchiamo di andare a cucire in maniera tale ecco, probabilmente la fascia risulterà leggermente più arricciata rispetto al pantalone. Però fatela in maniera tale da eh, cercare di cucirla in una maniera più uniforme possibile. Ecco, vi volevo semplicemente fare vedere che. Vediamo se riesco. Il lavoro è più semplice se tenete due dita. Ecco, con queste due dita messe all'interno del pantalone tenete tesa sia la fascia che la gamba del pantalone. Ok? E poi date i vostri puntini. Allora, terminata l'imbastitura, assicurata la fascia alla gamba del pantalone, sfiliamo il nostro ago, teniamolo da parte, andiamo a girare la gamba sul rovescio. Recuperiamo poi il filo con cui dobbiamo andare a fare la cucitura e andiamo ad inserirlo nell'ago. Dopodiché iniziamo la nostra cucitura in maniera più puntuale più fitta rispetto a quello che abbiamo fatto ovviamente con l'imbastitura ok allora io qui faccio un po fatica a vedere inizio con voi oh, ci siamo ecco, utilizzerò il filo singolo per fare la cucitura sufficiente allora cerco di farla più fitta possibile allora vado avanti stringo bene e ci troviamo quando avremo fatto eh, tutto quanto il giro allora fatta la cucitura terminiamo con il solito cappietto magari nascondiamo parte della coda sotto qualche altro punto prima di tagliare le eccedenze in questo modo qui poi visto che siamo ancora sul rovescio andiamo a sistemare la coda d'inizio della gamba per praticità, io l'ho messa sul lago, la inserisco sotto qualche punto anche qui. Poi vado a tagliare l'eccedenza. Sono quindi pronta a girare nuovamente sul dritto la gamba e ad andare a togliere punto per punto, delicatamente, l'imbastitura che abbiamo fatto in precedenza. E fatto questo il nostro pantalone è completo. Io trovo che stia molto bene coordinato con il top granny che potete realizzare anche voi seguendo passo passo il tutorial al link che appare adesso in sovraimpressione. Comunque, se volete creare un completino diverso, allora potete andare a seguire l'ultima parte del tutorial dedicata agli shorts, nella quale ho dato ampio spazio ai suggerimenti per completare l'outfit di Barbie. Allora lì vi dico anche eh, come potete creare un completino coordinando i pantaloni con la canotta. Che sarà l'oggetto del prossimo tutorial? O anche con la maglia, tutti della collezione Granny di Uncinetto in un clic. Bene. Il tutorial termina qui, io spero che questa idea del pantaloni granny lungo eh, sia stata di vostro gradimento, che vi siate divertiti con me a realizzare questo progetto. Fatemelo sapere nei commenti. Io vi ringrazio molto per l'attenzione che avete prestato a questo tutorial e vi aspetto: vi do appuntamento con i prossimi tutorial e i prossimi progetti. Grazie e arrivederci.